serata di Miss Margherita, il Miami Dog Beach Gathering Kennedy, qui a Cusame. Ringraziamo tutti gli sponsor: Ferrara Azienda Agricola San Sebastiano Alto Studio, Napoli, e Hub Paradise di Esporto Salvatore, via Modeo, Napoli, Gender Uomo Donna, in via Omodeo, Napoli. Il nostro Pettuolo, Grotta Minarda Avellino, Red & Wine Centro Storico Napoli, Birrificio Artigianale Napoletano, Pasqualino, Panetteria Pasticceria Balinori Napoli, High Paradise di Esposito Salvatore, in via Omodeo, Napoli.
abbigliamento di No Gender Uomo Donna in via Adolfo Modeo 4951, mentre le acconciature sono di Esposito Salvatore al Paradise, sempre in via Adolfo Amodeo, Napoli. Prego le ragazze, una alla volta qui da me. Cosa ispiri?
Io aspiro a laurearmi in lettere moderne. Ok, bravissimo, perché lì sono molto molto culturale e molto molto studioso. Passiamo alla terza vista che Giovanna ha donato. Ciao Giovanna, cosa fai di invece? Ciao, io mi sono appena diplomata al liceo classico e ho pensato di fare architettura degli interni, precisamente interior design. Ok, va benissimo, complimenti. Passiamo alla quarta vista, Maria Pia Barbato. Maria Pia, io sono una partita e spero che un giorno tenga una grande estate. Te lo auguro di cuore. Passiamo alla quinta, che è Valentina Campora. Salve, buonasera, mi chiamo Valentina e io sogno di diventare una ballerina. Te lo auguro anche per te questo bellissimo sogno. Passiamo alla sesta, che è Irene D'Amico. Ciao Irene, cosa fai tu invece? Allora, io faccio l'agente di commercio e il mio sogno è già si è avverato perché ho tre bimbi, un marito, ho fatto già una famiglia. Adesso annuncio le tre finaliste, che sono Giovanna Abbondante, Maria Pia Barbato e Irene D'Amico. Adesso queste ragazze devono cimentarsi a fare la pizza. Decideranno chi sarà la vincitrice di questa bellissima serata. Prego, a voi l'onore.
finale, la ragazza più brava, oltre alla sua bellezza che ha fatto la mia pizza, l'annuncerà il maestro della pizza, Marco Amoriello. Marco, chi è la vincitrice di stasera? Prima voglio giustamente aggiungere anche io, perché diciamo che giudicare la pizza non sempre è facile, perché il discorso è sempre un po' soggettivo, però da questo diciamo complotto, diciamo fatto tra di noi colleghi, amici anche di questa struttura, è venuto fuori che dovevamo decidere in questo stesso stretto giro, non togliendo i meriti a chi lo prende alla fascia, perché veramente abbiamo difficoltà nella, diciamo, anche nell'espressione della pizza, è una lavorazione veramente molto delicata, perché ha la lavoratura perfetta, un po' le forme, diciamo, ma la forma non dice un giudizio, è il sapore, il gusto e la persona di chi l'ha confezionata. E a questo punto decidiamo proprio a chi va questa fascia, e che sicuramente dedicherà poi a tutte le sue colleghe Miss Amiche Pizzaiole, che festeggerà insieme a loro questo bellissimo trionfo che ha ricevuto questa sera qui al Cosumi di Napoli, dentro le Italia. Io a questo punto do il numero definitivo, ed è proprio il numero 4. Complimenti per questa bellissima fascia che hai ricevuto e grazie. Vuoi dire qualcosina? Ma lo dedico a tutto il mio staff e a me di provare a tutti. Grazie. Complimenti, un applauso. Termine con questa buonissima e bellissima torta fatta dalla pasticceria Panetteria Pasqualino a Bagnoli. Vi aspetto per le prossime puntate di Miss Margherita. Seguiteci!